Dopo l'imprenditore Volpe Pasini è arrivata la volontà d'intenti da parte di AIA, il colosso dell'agroalimentare che pare sia interessata a rilevare l'azienda avicola di Monteverde di Boiano. Sì, queste sono le cose che in queste ore pare che stiano emergendo, insomma anche i tavoli. Noi, lo hanno ben detto anche i segretari di categoria, insomma, siamo convinti che bisogna analizzare bene tutto e prima di procedere, perché altrimenti si rischia poi di accelerare rispetto a un percorso che già ha visto la chiusura e la ferma di quell'azienda. Adesso, se perdiamo un altro po' di tempo ma facciamo le cose bene, forse è la cosa giusta da farsi, più che farsi prendere dalla foca di accelerare e di chiudere. Quindi, se ci sono imprenditori, anche altri, al di là di AIA, al di là di quelli che sono i nomi che circolano in queste ore, che vogliono venire qui a investire e vogliono rilanciare il tessuto produttivo, noi siamo perfettamente d'accordo e siamo pronti a discutere con tutti.